Costruire da soli, o acquistare un generatore eolico casalingo per generare energia elettrica a costo zero, è molto conveniente, scopriamo perché. Al giorno d'oggi, si dice che l'energia eolica sia uno dei mezzi più efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale, per generare energia elettrica, necessaria ad alimentare praticamente tutto. Dalla produzione industriale, al consumo quotidiano in casa, è uno dei metodi attualmente più economici e ecosostenibili che esistono. Tuttavia, l'adozione di massa delle turbine eoliche è ancora agli inizi. I governi di molte nazioni sono lenti a reagire a questo contributo vitale alle economie di scala, nonostante la spinta proattiva verso questo sistema green di produzione energetica. Infatti, è molto probabile che il tuo quartiere, la tua città e ovviamente la tua casa non siano ancora alimentati dall'energia eolica. Nonostante ciò, è bene iniziare a prendere informazioni, o meglio ancora attivarsi da subito a favore di questa innovativa e sostenibile fonte di approvvigionamento. I generatori eolici sono relativamente facili e semplici da costruire a casa. Se tu riuscissi a costruirne uno con le tue mani, potresti risparmiare un sacco di denaro sulle bollette elettriche. Comunque, se ritieni che non sei portato a fare certi lavori, o non hai la possibilità di usufruire di un banco da lavoro attrezzato, puoi sempre acquistare un kit fai da te, o un mini generatore eolico in offerta. In commercio, esistono aziende specializzate nella produzione di turbine e impianti eolici casalinghi di vario genere e struttura, e per ogni necessità. Ovviamente, si va dal più economico, 100 euro circa, al più caro, 2000 euro e oltre. I prezzi del dispositivo variano a seconda della grandezza e della potenza in kilowatt. Inoltre, c'è da tenere in considerazione che esiste un bonus. Il governo, con il decreto energia, ha predisposto diversi incentivi affinché si possa scegliere di installare impianti di energia rinnovabile, come il fotovoltaico e l'eolico. Alimenta l'abitazione direttamente dal tuo giardino. Sicuramente, ti senti gravato dai crescenti costi di elettricità e gas, oltretutto, emettitori di anidride carbonica nell'atmosfera terrestre. Ma devi sapere, che puoi alimentare la tua abitazione direttamente dal tuo giardino, e che avere il tuo generatore eolico installato in cortile ti farà risparmiare migliaia di euro durante l'intero corso della vita. Poiché ciò che a te interessa è un generatore essenzialmente piccolo, può essere posizionato discretamente nel tuo giardino, coperto quando non è in uso, e poco rumoroso quando sarà utilizzato. Per enfatizzare tutto questo, ecco quali sono tutti i vantaggi di avere un generatore eolico in casa. 1. I costi. Abbiamo già accennato alla probabilità di enormi risparmi. Espandiamoci un po' di più. La maggior parte delle aree urbane del mondo non è ancora collegata a questa fonte sostenibile di energia tramite una rete nazionale, e potrebbero essere necessari ancora diversi anni. Tuttavia, anche il tuo generatore eolico, nel tuo cortile, non è collegato alla rete nazionale o locale, quindi non devi pagare le bollette. Una piccola turbina eolica ti avvantaggia a lungo termine, ma ovvio che molto dipenderà interamente da te e dai tuoi bisogni e scopi immediati. 2. Sostenibilità ambientale. La turbina a vento rimane uno degli apparati energetici più sostenibili dal punto di vista ambientale. La sua unica fonte di energia rimane il vento, e nient'altro. Che sia esso un generatore in piccola scala, o una grande pala eolica, rimane comunque una fonte pulita di produzione di energia elettrica. 3. Uso portatile. In questa fase, la tua piccola turbina potrebbe non avere la capacità necessaria per alimentare l'intera abitazione, e potresti fare ancora affidamento sulle fonti di energia convenzionali. Quindi, per ora, essendo un dispositivo portatile e leggero da spostare, è possibile variare il consumo di energia e posizionare il generatore vicino laddove è necessario. 4. Scaldabagno per acqua calda. Chi ha uno scaldabagno per l'acqua calda in casa, sa che quest'ultimo rimane il principale e più costoso apparecchio in termini di consumi di elettricità. Dando priorità ai costi, potresti collegare il generatore eolico allo scaldabagno. 5. Alimentazione per approvvigionamento idrico. I mulini a vento del passato venivano utilizzati per pompare l'acqua. Non c'è motivo per cui non puoi farlo anche tu. La turbina eolica può essere utilizzata per nutrire tutto il tuo giardino, in particolare il tuo orto.
6. Verifica delle aree di interesse. Sfrutta la portabilità del dispositivo, e utilizzalo anche come dispositivo di misurazione per vedere quale area della tua casa, oltre lo scaldabagno, consuma più energia. Per costruire un generatore eolico fai da te. Basta fare una ricerca su Google, o su YouTube, per scoprire che ci sono molti modi per costruire un piccolo impianto eolico a casa. Per realizzare una piccola turbina eolica per uso domestico, dovrai usare materiali adatti allo scopo, reperibili facilmente online, in un negozio di ferramenta vicino casa o in un deposito di vecchi rottami. Gli attrezzi e i componenti necessari per costruire la tua piccola turbina eolica o generatore per il tuo giardino e la tua casa sono: un banco da lavoro, uno spellafili, dei saldatori, pinze, cacciaviti, chiavi inglesi, un trapano elettrico, un seghetto alternativo, una smerigliatrice, dei dadi e bulloni, oggetti riciclabili come bottiglie di plastica da 2 litri e i loro tappi, delle piastre di metallo da 5 mm di spessore, resina epossidica e colla. Inoltre dovrai costruire le lame, creare un mozzo, riciclare un motore elettrico o dinamo. Creare il fulcro centrale e la coda. Creare la torre di sostegno. Reperire diodo e batterie per l'accumulo. Reperire un regolatore di carica, dei cavi elettrici di collegamento, e creare il basamento. Per quanto riguarda il basamento, dipende anche dal tipo di generatore che hai progettato e costruito. In definitiva, il supporto sarà piccolo, e una tavola di legno rettangolare può essere tagliata e piallata per creare una base adeguata. Dopo aver costruito il supporto, collega saldamente sia il generatore che la ventola allo stesso. Il passo finale più importante è il fissaggio dell'apparato per mantenerlo stabile in caso di forti raffiche di vento, che normalmente farebbero cadere la turbina. Per prevenire ciò, puoi bloccare la torre con 4 cavetti d'acciaio con tiranti. Muovere la turbina con energia solare. Invece di utilizzare batterie e diodi, per alimentare il generatore, potresti utilizzare motori a energia solare, aggiungendo un altro tocco dolce alla tua missione per rendere la tua casa il più ecosostenibile possibile. Questo è straordinario, ma dipenderà anche da quanta energia intendi generare. Vedi, è ancora possibile rendere la tua casa completamente indipendente dalla rete nazionale nel prossimo futuro, sia attraverso l'energia eolica che solare. A proposito, se ti interessa sapere come costruire un pannello fotovoltaico fai da te con poca spesa, puoi trovare un link utile in descrizione. Tuttavia, per ora, potresti considerare l'installazione di un generatore eolico come un prezioso punto di partenza. Seguici anche su lavoricreativifaidate.com e sulla pagina Facebook. Se il video ti è stato utile, sostieni EDZ Diffusion Channel. Effettua l'iscrizione, lascia un like e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie.